tutte, oggi facciamo un get ready with me con i prodotti dello shop My Stash, ovvero il cestino del mese. Ho 5 ombretti e un blush. Ho già preparato la mia base e ho già preparato la base occhi perché ho il matitone di NYX, nel color milk, il jumbo. Poi ho dell'Indian Wood di MAC, il paint pot, e dell'eyeliner verde di Prestige che sto utilizzando come ombretto in crema, che fanno parte del mio project pen. Allora, ho già messo il mio blush, il Pink Swan di MAC, e metterò anche questo di Ofra, All You Need Is Love. Vi ho già fatti vedere lo Shop My Stash, quindi ne metto un pochino sopra. Per scaldare un po'. Poi andiamo di ombretti. Allora, come prima cosa prendo il pigmento di Nuba, Spice Gold numero 119. Le ho dentro le scatole. Ok. Questo qui, questo bianco con riflessi rosa. E lo vado ad applicare sempre con il pennello di Sephora numero 21 e questo sarà il mio illuminante. Me lo porto anche un po' sull'angolo dell'occhio. Ho sfumato benissimo quell'eyeliner verde. Vabbè, dopo lo sistemeremo. E prendo anche il numero 219 di MAC e lo utilizzo per fare un po' più di punto luce sull'angolo interno dell'occhio. Mi piace un po' più acceso. Ok. Poi, come colore principale utilizzo questo di Kiko, se ce la faccio a prenderlo, ok. Questo di Kiko è il, mi sono già dimenticata cos'è, numero 30, che è questo color cranberry. Questo sarà il mio colore principale, quindi lo vado a prelevare direttamente con il dito e lo metto sulla palpebra mobile. Avrei anche l'altro pennello di MAC, non mi ricordo il numero, per applicare i prodotti sulla palpebra mobile. Adesso dico cos'è, il 239, però vado meglio direttamente con il dito. Faccio anche prima, devo dire, visto che spazio ne ho. Ne faccio diversi strati, un pochino alla volta, in modo che si veda bene. Ok, me lo porto un pochettino su, anche qua sulle piega dell'occhio. Bene, poi, questo intanto me lo tengo da parte, se devo ripassarlo un po' dopo. Sulla piega dell'occhio metto questo qui della Natasha Denona, la Sunset. Metto il colore Bermuda. Utilizzo questo come colore di transizione con il 224 di MAC. Questo spolvero un sacco. Quello che faccio ogni mese col cestino del mese è cercare di
Siccome questi prodotti sono, questi ombretti, anche il blush, sono scelti totalmente a random con un'app, in questo modo ogni mese quello che cerco di fare è di vedere quale look o quali look posso fare che mi permette di utilizzare tutti e quanti i 5 ombretti in una volta sola. Questa è un po' la mia sfida personale. Ok, mi pare che ci siamo. Faccio un po' uno smoky. Ho dei cagnolini qui. E uno piace parlare particolarmente. Sesame. Poi prendo questo Deluxe Crease BK38, questo è della Crown Brush, e vado sempre a prendermi quell'ombrettino di Kiko e lo metto un po' sull'angolo esterno, giusto per creare un pochettino di profondità, in modo che non mi venga troppo scura solo la palpebra centrale, la palpebra mobile, perché con il mio occhio sta un po' meglio così. Altrimenti mi vengono. Preferisco farlo un po' più allungato, altrimenti mi viene un po' l'occhio da pesce adesso. Ok, poi andiamo con l'altro ombretto della Fairy Tale di Storybooks Cosmetics. L'ombretto in questione è il Grimm. E questo lo utilizzo con il pennello di Sephora numero 14. E lo metto sull'area inferiore. Tendo a concentrare il più del prodotto verso l'esterno in modo da non scurire troppo le parti qui, per non chiudere troppo lo sguardo. Ok, più o meno ci siamo. Ok, poi 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il quinto ombretto è l'altro ombretto di Kiko. Questo è il numero 12 Sophisticated Grey, faceva parte della Posh Couture. Ed è questo ombretto glitter. Quindi il trucco potrebbe andare anche così, a parte che devo sistemare le sopracciglia e mettere mascara. Però, visto che voglio usare anche questo, cosa faccio? Vado a mettere un po' della colla glitter di NYX. Ne metto un pochettina. Ne basta poca. Ne basta veramente poca. Forse anche troppa. Solo, principalmente sulle papere mobile. Più ne mettete, più tempo dovete aspettare che si asciughi. Meno ne mettete, più veloci dovete essere. E un pelettino più su. Ok, adesso cerco di essere veloce. Sempre col ditino pulito. Vado a prendere questo cosino, lo stampo, picchietto e picchietto, così la maggior parte si ferma sul centro e poi porto un pochino su. Ok. Praticamente il trucco è fatto. Adesso devo andare a finire un po' il tutto. Vediamo se ho qualcosa da ripulire. No, preferisco sempre andare con un correttore per ripulire, perché è la cosa più semplice. Ok,
Quindi praticamente il trucco è già finito. Adesso facciamo le ultime rifiniture, ve le faccio qui live. Allora, matitina di Max Factor color burro. Ok, queste sono tutte cose del mio project pen perché del 21 del 2021 cerco di utilizzare sempre tutto quello che fa parte del progetto. Spazzoliamo un po' le sopracciglia sono un po' incasinate, devo sistemarle. Poi metto un po' del Cabrow di Benefit con un mini pennellino di Real Techniques. Questo è lo Square Definer Brush. E davvero non devo fare proprio tanto. Cerco un po' di riempire i buchetti, dare un aspetto più omogeneo. Lì, osh, ho fatto una cavolata. Perdonate questo cagnolino che non è abituato a stare in appartamento e quindi ascolta tutti i rumori del mondo. Ok, più o meno ci siamo, non le voglio fare particolarmente perfette. Ok, diamo un'altra spazzolatina dove ho messo. Dove ho messo il coso? Eccolo! Sono anche ciecata, quindi. Spazzolatina. Più o meno questa potevo farla un po' meglio, ma va bene. Un po' del brow gel di Caroline. Più o meno. Ok, poi il primer di Lancome, mascara primer. Del mascara, dov'è il mio mascara? Eccolo. E del mascara, questo è il Cash Mascara di Milk. Mi sono spatracciata un po' di mascara. È qui che mi aspetta, è qui. Ne ho due, li sto tenendo per i miei amici che sono andati praticamente a farsi un giretto e uno è in totale silenzio che è un cagnottone ed è qui che mi controlla e invece quello piccolino è quello che sta abbaiando è nella stanza qui dietro nel letto che mi aspetta praticamente che io finisca. Ok, trucco completato. Ovviamente per ogni trucco se ci mettete delle ciglia finte fa sempre
effetto più wow. Però comunque è un trucco veloce. Il fatto solo di aggiungere questi sbrillocchi così cambia di molto il trucco, lo fa un po' più, non lo so, particolare. Però super semplice. Non pensavo di riuscire ad abbinare questo argento con questi cranberry così, però alla fine ci sta. Alla fine ci sta. Vedo che tutte le combinazioni che sto facendo, tutte le combinazioni che sto facendo, alla fine funzionano. E anche incluso l'eyeliner verde che sto utilizzando sotto come ombretto in crema. Bene, se questo cagnolino mi lascia parlare, Sesame, non vieni anche qui? Sesame, come here. No, è arrivato l'altro cagnotto che non lo vedete. Sesame, ti do? È arrivato l'altro cagnotto. Sesame, come here. Sesame, are you done? Ok, prima che ricominciate a boiare, vi saluto. Per il video di oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto. Ciao!